Tullio Scolè presenta All'ombra del tricolore, dall'epopea risorgimentale a Vittorio Veneto. Quest'opera è dedicata a tutti coloro che dall'Alpi alla Sicilia si sacrificarono e morirono per l'unità d'Italia. 1848-1852. Il 23 marzo Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria. La guarnigione austriaca abbandona Pavia. Si forma in città un governo provvisorio. Carlo Cairoli viene acclamato podestà. Il 29 marzo Carlo Alberto, alla testa delle truppe piemontesi, entra in Pavia con la nuova bandiera verde, bianca e rossa, definitivo vessillo dello Stato italiano. 1858-1863. Si va con Garibaldi. Questo è il lustro di maggior gloria risorgimentale. Gli avvenimenti che lo segnarono saranno le fondamenta della nuova Italia che sta nascendo. All'alba del 20 maggio 1859, mentre procedono in direzione di Voghera, le truppe austriache si scontrano a Montebello con i franco-piemontesi. Epica la carica del Novara Cavalleria, sconvolge lo schieramento austriaco che viene messo in fuga. La prima vittoriosa battaglia della seconda guerra d'indipendenza. Nella notte del 5 maggio Garibaldi salpa da Quarto con circa 1000 volontari. Destinazione Sicilia. 63 sono pavesi, provincia compresa. Era con loro l'anima risorta dai martiri sepolti. Il 26 ottobre Garibaldi incontra Teano Vittorio Emanuele II. 1864-1868. Addio, mia bella addio. Nel giugno del 1866 inizia la terza guerra d'indipendenza per l'annessione del Veneto. L'esercito piemontese subisce dure sconfitte il 24 giugno a Custoza e sul mare a Lissa il 20 luglio. Soltanto Garibaldi sembra imbattibile, sta vincendo a Bezzecca quando viene fermato per l'armistizio tra l'Italia e l'Austria. Durante l'estate la questione romana per Roma capitale si inasprì maggiormente. I fratelli Cairoli risalgono il Tevere con 70 volontari, ma il 23 ottobre vengono sorpresi a Villa Glori dalle milizie pontificie e distrutte. Cade Enrico Cairoli, mentre il fratello Giovanni, ferito gravemente, viene fatto prigioniero. I garibaldini subiranno un'altra giornata amara a Mentana il 3 novembre per opere dei francesi. Suona campana, suona l'agonia per questi figli dell'Italia mia, per questi Italy eroi che a gloria umana, gridando Roma, caddero a Villa Glori e a Mentana. 1879-1883. Scompare un mito. Dei quattro grandi architetti del Risorgimento italiano, l'ultimo a scomparire fu Giuseppe Garibaldi, che morì a Caprera nel 1882. Tutta l'Italia unita lo piange. 1914-1917. Il dolore e la gloria. Il 24 maggio 1915 l'Italia entra nel conflitto mondiale a fianco di Francia, Inghilterra e Russia. Il 16 giugno gli alpini, con una scalata memorabile, conquistano il Monte Nero. 24 ottobre 1917. Gli austriaci sfondano il fronte a Caporetto. È ritirata generale. Ignoto Milit. Ai primi di novembre 1921, ad Aquileia, in provincia di Udine, si sta svolgendo una cerimonia struggente. Una donna, Maria Bergamas, madre di un caduto classificato ignoto,
deve scegliere tra 20 bare di altrettanti soldati ignoti dell'esercito italiano caduti sul fronte italiano quella che deve essere trasportata a Roma. Il 4 novembre, dopo aver attraversato la penisola su di un vagone ferroviario allestito con tutti gli onori e accolta in ogni stazione da una marea di folle, veniva traslata sull'altare della patria, la parte centrale del monumento a Vittorio Emanuele II a Roma. 1922-1926, la marcia su Roma. Nel 1922 le sofferenze della Prima Guerra Mondiale e la crisi economica del dopoguerra portò un grave disagio nella popolazione. Vampate di odio di classe si scatenarono in tutta la penisola. Solo lo sport riusciva, secondo gli eventi, a calmare gli animi. Un maestro elementare, Benito Mussolini, che 3 anni prima si era staccato dal socialismo e aveva fondato i fasci di combattimento con lo scopo di contrastare i partiti avversari, il 22 ottobre diede il via alla cosiddetta marcia su Roma. Il re, temendo di scatenare una guerra civile, diede l'incarico a Mussolini di formare il nuovo governo. 1924. Il 10 giugno il socialista Giacomo Matteotti viene rapito e assassinato da fanatici che si proclamavano di estrema destra. 10 giugno 1940. Incomincia l'avventura. L'anno inizia per gli italiani sotto buoni auspici da un lato, grazie alle dichiarazioni del governo di non assumere iniziativa alcuna di operazione militare e di mantenere pertanto lo stato di non belligeranza. La maggioranza della popolazione accoglie con gran sollievo. Nella seconda decade del maggio 1940 la situazione precipita. I rapidi successi tedeschi in Francia lasciano presagire la rapida sconfitta di quest'ultimo. Nel governo italiano sono rimasti ormai in pochi ad opporsi all'entrata in guerra. Il 10 giugno, dal fatidico balcone di Palazzo Venezia a Roma, Mussolini, il duce supremo, annuncia essere suonata l'ora delle rivendicazioni solenne e l'entrata in guerra dell'Italia. La Madrina. In quel tempo, il giorno più atteso dai soldati al fronte era la corvée con l'arrivo della posta. Quella lettera così tanto agognata che giungeva dalla patria lontana, scritta da una persona cara. In Italia, le insegnanti delle classi quinte elementari e nelle scuole medie istituirono una nobile iniziativa, la Madrina di Guerra, che corrispondeva epistolarmente con i soldati al fronte. Le ragazze scrivevano periodicamente una letterina semplice, ma di conforto, che veniva recapitata ai soldati. Con questo sistema più nessuno rimaneva senza corrispondenza. El Alamein. Vi è in un certo punto del deserto, al chilometro 42 della pista dell'acqua, un cimiterino, nudo, senza pretese architettoniche. Tanti tumuli allineati, tante croci con i nomi, tutto qui. Nel mezzo una semplice scritta, folgore. Fra le sabbie non più deserte, son qui di presidio per l'eternità i ragazzi della folgore, fior fiore d'un popolo, caduti non per bramosia di conquista, ma per il semplice dovere di servire la patria. 8 settembre 1943. Si verificano manifestazioni popolari per la caduta del fascismo in tutte le città italiane. Gli eventi frattanto precipitano. L'8 settembre la radio comunica la stipula dell'armistizio separato tra l'Italia e gli alleati. Il governo Badoglio e i reali fuggono al sud, abbandonato il popolo nella tragedia. L'amico Pierino Macelli, nativo di Cicogni di Pecorara, provincia di Piacenza, classe 1916, caporal maggiore nel 18° reggimento fanteria divisione Acqui, di stanza a Corfù, ferito alla spalla destra nei precedenti combattimenti,
tornerà in patria per raccontare quella tragica avventura, additando agli italiani il doveroso ricordo di coloro che non sono più ritornati. Da quelle tormentate isole greche si leva un grido come di un bimbo smarrito. Vai in Italia e di al mio amore che a Cefalonia e a Corfù non siamo morti invano. 1945, il sole di primavera. Si intensificano rastrellamenti contro i partigiani. Dopo l'avvicendamento al vertice delle forze alleate in Italia tra il britannico Alexander e lo statunitense Clark, meglio disposto verso le formazioni partigiane, questi ultimi iniziano a ricevere con regolarità i preziosi rifornimenti di armi, viveri e materiali che consentono loro di trovarsi pronte nella primavera del 1945 per l'insurrezione generale, proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, per il giorno 25 aprile. Per i più è la fine di un incubo, per altri è l'inizio di giorni carichi d'angoscia, come sempre accade al momento della resa dei conti, le posizioni si ribaltano. La folla esultante si riversa nelle strade cantando Fischi il vento, un canto trasmesso per la prima volta da Radio Milano appena liberate. Nonostante la grave tragedia che colpì direttamente sia attraverso la morte di tanti giovani suoi figli, sia mediante le distruzioni provocate dai bombardamenti, l'Italia seppe risorgere dai lutti e dalle rovine di 5 anni di guerra, grazie alla tenacia e alla laboriosità dei suoi abitanti. 1950 è l'anno santo. Sotto il cielo di Roma arrivano milioni di pellegrini da tutto il mondo. È veramente la pace. 1946-1950, il cielo di Roma. Nel 1946 si vota per il referendum. Monarchia o Repubblica? Repubblica, risponde. 1954, Trieste mia. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, con il trattato di pace sottoscritto a Parigi il 10 febbraio 1947, venne creato un provvisorio territorio libero di Trieste, controllato dagli inglesi. 7 anni dopo, il 5 ottobre 1954, in seguito a trattative dirette con la Jugoslavia, Trieste fu ricongiunta definitivamente all'Italia. È un tripudio di folla che grida «Viva l'Italia!» e sventolio di bandiere tricolori, lancio di fiori sui soldati. Il delirio di esaltazione raggiunge l'apice coinvolgendo tutti. Una ventata di patriottismo accompagna la bora.